Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio della Randomizer Nuzlocke di Pokémon versione nera. Ho già editato il primo video della serie e devo dire che mi sono davvero divertito con l'editing perché sto provando qualcosa di nuovo e mi è piaciuto molto come è uscito, quindi questa serie, bene o male, sarà impostata in questa maniera. Ma non perdiamoci troppo tempo in chiacchiere e continuiamo l'avventura. Nello scorso video ho preso il primo starter, ho catturato il primo Pokémon e erano Staravia. Bellissimo Pokémon, non me lo sarei mai aspettato. Nonostante Audino, lo starter, non possa evolvere, Staravia può. Ci vorrà un bel po' però prima di farlo evolvere. Non ho allenato niente perché praticamente ho semplicemente registrato il video ieri. Le regole come sempre le trovate in descrizione. A schermo avevo messo anche delle regole scritte, ma non le ho proprio messe tutte. Ne avevo lasciate un paio se non sbaglio. Vai, spendiamoci tutti i soldi. E le Pokéball ne prendo una, tanto per averne 5. Alfa Sì e Starry, dunque. Erba Acqua, Audino. Quindi prendiamo lo stab da Boldaraggio e Cotton Spora. Erba Acqua, doppio tipo. E elettrico! Tipo elettro, che bello! Non corro, non posso correre. Ehi, perché apri meno da solo? Yink, vieni presto! Che c'è? Qualcosa di importante? Un losco figuro con i capelli verdi. Il mio nome è... Allora. Chi mi conosce sa che sono patito del pronunciare i nomi in maniera corretta. Lui si chiamerebbe Gessis. Ma fa schifo dire Gessis. Quindi lo chiamerò Gekis. Al limite potrei Gekis. Quindi vada con Gekis. Io sono Gekis, capo del Team Plasma. Oggi voglio parlare a voi tutti riuniti della liberazione dei Pokémon. Qui riuniti. È da tantissimo tempo che noi umani viviamo a fianco dei Pokémon. Ci cerchiamo a vicenda, abbiamo bisogno gli uni degli altri. Questa sembra un'idea condivisa da molti, ma stanno davvero così le cose? O siamo solo noi umani a essere convinti che questa sia la verità? Avete mai provato a pensarci? La verità è un'altra! Gli allenatori schiavizzano i Pokémon e li piegano al loro volere. Li sfruttano per ogni sorta di cose. Qualcuno di voi ha il coraggio di negare che sia così? In effetti, forse, ma... In effetti è vero. Ascoltatemi! I Pokémon sono delle creature del tutto diverse dagli esseri umani, ed è probabile che posseggano capacità ancora ignote. Sono tantissime le cose che possiamo imparare da loro. Allora, qual è l'unica cosa sensata che noi esseri umani possiamo fare per loro? Cosa, liberarli? Esatto! Dobbiamo liberarli! Solo così facendo, uomini e Pokémon potranno finalmente dirsi uguali. Pensateci bene, qual è la cosa giusta per i Pokémon? Con queste parole vi lascio. Grazie per avermi ascoltato. Sembra la banda che marcia nel college quando fanno i match di football. Avete sentito? Qual è la cosa giusta da fare? Liberare i Pokémon, che cosa assurda! Sembra che tutti quanti condividano lo stesso pensiero. Liberare i Pokémon è una cosa del tutto assurda. Ehi, tu! Il tuo Pokémon mi ha detto... Ma come parli veloce? Parla veloce? Ok, non avevo idea. E poi che significa detto? Da quando in qua i Pokémon parlano? Da sempre. Capisco, non siete diversi dagli altri. Neanche voi potete sentirli. Mi dispiace per voi. Io mi chiamo N. Siamo Commodore e Link. Ci hanno incaricato da poco di completare il Pokédex e ci siamo messi in viaggio. Anche se il mio vero scopo è quello di diventare campione. I Pokédex? E per completarlo imprigionerete tanti Pokémon nelle vostre Pokéball. Sono anche un allenatore, ma non posso fare a meno di chiedermi se poi è vero che i Pokémon sono davvero felici così. Scusa, come hai detto di chiamarti? Ah, sì, Link. Sentiamo cosa dice il tuo Pokémon. Parte la sfida di N! Ok. Ah, anda Smirgle? Oh, ok. N è rimasto uguale. Forse cambia solo i nomi dei rivali. N non è proprio un rivale. Più o meno. Allora, Smirgle, non ho idea del tuo tipo. Sì, ma Incrofiamma? Cioè, oh mio Dio. Cavolo!
Ma Incrofiamma? Ma ti pare giusto? Supplica. Ok. Supplica è un attacco, quindi. Non mi ricordavo che Supplica facesse danno. Ma va benissimo. Oddio, 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 se critta mi... Ok, è fatta, bene. Ma ci picchia, non mi ricordavo la lotta con N, quindi non me l'aspettavo neanche. Livello 8, yes. Nice. Quasi livello 9. Non sapevo che i Pokémon dicessero certe cose. Lo so, sono degli sporcaccioni. Finché i Pokémon saranno imprigionati nelle Pokéball, non diventeranno mai degli esseri completi, l'evoluzione. È per loro, per il bene dei miei amici Pokémon, che rivoluzionerò il mondo. Addio. Oddio. Che tipo strano. Ma le cose che hai detto non mi preoccupano neanche un po'. Allenatori e Pokémon si aiutano a vicenda. Bene, io mi rimetto in cammino. Prossima tappa, Levantopoli. Non vedo l'ora di sfidare il capo palestra di lì. Ti consiglio di fare lo stesso. Faccio un po' di allenamento veloce. Mi serve rinforzare giusto un paio di livelli Pokémon. Stare a livello 6, ma Alpha sì, è ancora a livello 9. Non importa, lo alleneremo lungo la strada. Allora, qui compaiono anche quando ci sono gli orderi Pokémon. Ecco, non mi viene la parola. Dai, siamo sempre più vicini a Levantopoli. Oh, il primo percorso non si scorda mai. Ma chi sarà mai? Oh, mamma! Come va? Spero che tu e la tua squadra andiate d'amore e d'accordo e che state facendo tantissime avventure emozionanti. Ti ho chiamato solo perché avevo voglia di sentire la tua voce, ma non ho nulla di particolare da dirti. Adesso metto giù ma ti raggiungo, aspetta un attimo. Ma quanto è veloce, sei teletrasportata. Volevo darti un altro regalino. Prova un po' le scarpe da corsa. Non ha ancora messo a posto la nostra camera, vero? Vediamo che dicono le istruzioni. Ti immagini nella vita vera premi B? Ma dove B? Dove lo premi? Vai a mettere a posto la stanza, va? Allora io questa qui mo... La sfido! Ah! Alla sorpresa! Ah, non è... volevo sfidarti ma non sei un'allenatrice allora? Ok, forse hai Pokémon scarichi e non può lottare. Pozione trovata. Io ho randomizzato gli oggetti che si trovano tranne le MN. A meno che pozione non era... Anche la stessa pozione. Boh. Dai, oh, Starry è davanti però, ma ci picchia. Foschisfera! Sono elettro però. Lui che tipo è, veleno? Dimmi che è veleno. No. Non lo fare, non lo fare! Ok, ok, no! No, 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 no! Ok, 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 quindi ora... Mica mi ricordo se poi è veleno... Ah, non ha proprio effetto qua il veleno. È vero, ancora non ho fatto l'incontro qui. Però Victini. Vabbè, la musica è bella. No, 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 no. Forse mi manda KO la squadra, mi manda KO. Perfetto. Gelo lancia! Ok, sono elettro, sono elettro. No vabbè, non posso rischiare, mi consumo tutte le pozioni, le cose. I leggendari non sono facili da catturare con le Pokéball. In una Nuzlocke poi non voglio proprio rischiare. Non voglio iniziare perdendo già un Pokémon, no. Lo skippo, il secondo percorso e riprovo col terzo. Non preferisco stare tranquillo. All'inizio, poi quando sarò più in là che ho già qualche Pokémon magari anche di riserva, allora chi se ne frega, però... Adesso no, adesso voglio stare tranquillo. Inoltre metterò un death counter, oltre i Pokémon che ho in squadra, metterò un death counter quando inizieranno le morti. Quindi, se non lo vedete per ora, tranquilli. Tu? Oh, qualcuno che lotta finalmente. Dai, su, ti piacciono tanto le lotte di Pokémon e i Pokémon carini. A me piacciono i Pokémon in generale. Guarda che poteva capitare Buffalant. Mamma mia. Precisiamo una cosa, io ho messo quella regola... Che è opzionale, che se non catturo i Pokémon al primo tentativo
e lo mando KO, posso riprovarci, ma deve essere sempre il primo che ho incontrato. C'è anche un'altra regola che potrei applicare e che sto applicando, infatti, è che se non catturo il Pokémon al primo tentativo e faccio fuga, il Pokémon è perso per sempre in quel percorso e non posso catturare altro. Ok, qua dovrebbero esserci degli strumenti che abbiamo visto da prima. Carbonella, beh, se trovassi un Pokémon di fuoco non sarebbe male. Flauto rosso per togliere da qualche che faceva, toglieva qualcosa, mi ricordo i flauti. Ah, qua non fanno nulla. Bell, oh Bell, vuoi fare un incontro già adesso, Bell? Sì, ok. Io non ho catturato niente perché sono un pirla. Ma Victini mi capita come primo. È ovvio che un leggendario ha un catch rate molto basso, no? Giuro che ho letto Rospetto. E stavo per dire che cavolo ho letto. Ho letto Rospetto, il Pokémon. E Pidgeotto è un Pokémon bellissimo. Rompiforma. Ok. Foschisfera per iniziare. Ok, va a segno, quindi non è buio. Oh, oh, bel danno davvero. Rafforzatore, ok. Quindi attacchi fisici me li prendo in saccoccia. Non importa. Sono carichissimi, che è? Agostini. Ok, è andata. È andata. Buono, buono. Starry mi sta piacendo tantissimo. Vediamo un po', vediamo un po' Alfasi, dai. Perché Starry, dal Pokémon che doveva essere accudito e portato a livelli più alti, sta diventando quello più forte. Alfasi doveva fargli da mentore, invece... Cavolo. Devo cambiare. Tocca cambiare. Oddio, mo usa sempre rimbalzo questo. Yes, brutto colpo, vai. Vai così. Niente da eccepire, Link. Sei proprio forte. Ma vedrai che non sarò da meno, ce la metterò tutta per allenare i miei Pokémon alla grande. Ci vediamo! Che simpatica ragazza. Oh, Levantopoli. Vediamo un po' che dice qua il garzone. Il capo palestra dovrebbe essere alla scuola per allenatori. La scuola per allenatori è proprio qui accanto, ma non è vero, non c'è niente qui. Vediamo un po'. Oh, Comor! Se un Pokémon viene avvelenato continua a perdere PS per tutta la lotta. Se non sta lottando invece no. Sei qui per il capo palestra? Fino a poco fa era qui a parlarci dei tipi di Pokémon. Non l'hai incontrato per strada? Senti, Link, ti andrebbe di lottare contro di me? Ok, questo quindi è l'episodio di Gekis e della lotta contro gli amici. Mi piace. Se non altro non ha parlato inglese stavolta. Almeno questo, eh. Che vai a capire perché ha parlato inglese l'altra volta, non l'ho proprio capito. Dunque, Foschisfera, come sempre. Super efficace, vai! Veleno e lotta. Veleno e lotta. Scaccia bruma per aumentare l'illusione. Per diminuire la mia illusione. Eh sì, è come se pulisse l'aria di gioco, ti vedi meglio. Ma tu mi stai viziando, Starry. Veleno. A posto il dolce bacio. Preferisco avvelenare quando posso. Mandamowile. Non so che roba. Mando Alfasì. Vai, bolla raggio. Buono. No, sono anche acqua. Danno normale. Perde il turno comunque dopo in caso di incendio. Ok, che bello. Oh, buoni punti. Buoni. Ancora. Gimme. Ok. Ci vuole un sacco di punti per Audino, sì. Povero Audino. Nessuno che dà una MT. Dove cavolo l'ho presa la MT la prima volta io qua? Da capo palestra direttamente. Eccolo qua, va. Sì, sono io il capo palestra di questa città. E tu chi sei? Capisco, buona sfida. Dimmi allora, qual è il Pokémon che hai scelto all'inizio? Oshawott. Quello è un Pokémon debole contro il tipo erba. Faresti meglio a prepararlo con un allenamento ad hoc. Potresti ad esempio esercitarti contro i Pokémon del cantiere dei sogni. Beh, ci vediamo. Termino l'episodio con una cattura. Voglio fare una cattura per questo episodio? Sì. Facciamo una cattura e poi termino il video. Non dovrebbero esserci solo allenatori, ma anche Pokémon qui. Però c'è anche un'allenatrice.
E affrontiamola. Bello. E dopo che non ce l'hanno messa tutta e me ne sono accorto, zio. Ok, troviamo un oggetto qua. Bacca guava, sì, ci sono i Pokémon qui, ma non posso ancora prenderli. Niente, ci devo tornare comunque dopo. Tu che fai? Ah. Ok, allora. Allora, io vi dico, Pokémon Nero l'ho giocato pochissimo, 2 volte in totale. E questa ragazzina mi ha appena dato Poliwhirl. Quindi questa è la cattura del cantiere qua. Va bene i Poliwhirl. Gli do un soprannome, sì. Che bello Poliwhirl. Abbraccio un Poliwhirl. Biatch. Allora, Poliwhirl lo chiamiamo... Lo chiamo Hug, abbraccio. È carino, dai. Perfetto, grazie cara. Oh, bello. Abbiamo trovato un Pokémon, forte. È andata bene, dai. La squadra cresce. Acciaio. Riposo, fossa, slavina e ombra arti... decisa. Bene, allora, l'episodio termina per davvero qui questa volta. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi, e noi ci vediamo, ovviamente, domani con un nuovo video. Bye bye. A meno che non è domenica, allora no.